Ciao a tutti ragazzi, bentornati come sempre Tiz, proseguiamo con la nostra carriera con il Villarreal, episodio molto importante, è l'ultimo del mese di dicembre e soprattutto dobbiamo giocare con il Bayer Leverkusen. Questa sarà sicuramente la partita chiave di questo episodio perché determinerà il passaggio del girone in Champions. Poi ovviamente ci sono delle partite di Liga che dovremo affrontare con la massima concentrazione, a partire dalla prossima che è con il Valencia che è al quarto posto e quindi proverà diciamo ad avvicinarsi a meno 4. E quindi dovremo comunque lasciarli dietro di noi e questa sarà una sfida molto delicata. Tra l'altro non abbiamo ancora la formazione completamente riposata, anzi perché arriviamo da poco dalla scorsa partita di Liga. Comunque ragazzi vi invito a mettere un like al video e a sostenere al massimo la nostra squadra perché andiamo ad affrontare una partita di Liga molto delicata prima poi della gara di Champions, per cui ci vorrà la massima concentrazione. Ed eccoci in campo al Mestalla, nevica e vediamo questo colpo d'occhio notevole dei tifosi del Valencia che sono davvero in tanti quest'oggi, per cui anche se la temperatura è rigida, l'ambiente è comunque molto caldo per questo testa a testa fra queste due squadre. Il pressing ha successo, Sansone ruba il pallone, poi Renato Sanchez, Castillejo stranamente sulla destra, ottimo il passaggio dentro! Tocca la palla João Cancelo, ma deve concedere il calcio d'angolo. Castillejo la butta dentro. Arrivano prima gli avversari, però la palla rimane lì. Victor Ruiz, attenzione, Bakambu 0-1. Fortunati qua, ci siamo ritrovati col pallone fra i piedi di Bakambu. E ancora una volta andiamo in vantaggio per primi, però stiamo attenti. La scorsa volta poi con l'Espagnol finì con una rimonta pazzesca degli avversari, per cui stiamo attenti, non vuol dire niente andare in gol per primi. Attenzione al Valencia. Attenzione al Valencia! Asenjo può parare. Non era una parata facilissima, ma sicuramente necessaria per non rivedere subito il risultato di nuovo sull'1-1. Renato. Stop di petto e allora può provare lui a crossare Bakambu. Anticipa Abden Nur, alla fine l'ultimo tocco il suo calcio d'angolo, perciò ancora per i sottomarini gialli, palla dentro, la palla resta lì, Abden Nur deve spazzare in rimessa laterale. E poi palla dentro, Trigueros prova con il sinistro, para il portiere del Valencia, purtroppo non è il suo piede il sinistro, ma comunque è venuto fuori un bel tiro, non abbastanza potente e preciso per battere il portiere, qua erroraccio di Castillejo e Lemos, errori che non vanno commessi in una gara importante come questa. Attenzione, sta salendo moltissimo il Valencia, continua a rubare il pallone, non riusciamo mai a raggiungere le nostre ali. Adesso un attimo di tregua, arriva il pallone ad Asenjo, ma momento un po' di difficoltà, stiamo comunque difendendo bene, ma facciamo fatica a uscire dalla nostra metà campo. Occhio, attenzione ad André Silva. Mamma mia, il giovane attaccante ex Porto, qua da me nel Valencia, sicuramente è uno dei pericoli numero uno. Mamma mia ragazzi, fatica, fatica, continuano a pressare gli avversari, però in difesa molto bravi. Possiamo ripartire con Castillejo e poi dentro per Pato, bruttissimo il suo allungo, riesce comunque a tenere il pallone. Pato, palla dentro per Jonathan Dos Santos che però tira male. Bravo Alvaro, fischio finale. 0-1 non è proprio una vittoria dilagante, convincente, ma comunque una vittoria ottenuta secondo me con merito. Loro hanno corso molto, ma alla fine hanno tirato poco, noi abbiamo difeso molto bene e abbiamo segnato con Bakambu nel primo tempo e da lì in poi l'abbiamo gestita molto bene, per cui ottimo ragazzi, 3 punti davvero importantissimi contro il Valencia. Il Barcellona qua era ancora durante il secondo tempo, ma stava pareggiando 0-0 col Malaga che è proprio terzo dietro di noi, per cui un interessante scambio in questa giornata di Liga, la seconda contro la quarta e la prima contro la terza. Vediamo come sarà andata. Ovviamente quando voglio vedere la classifica non si può mai vedere. Andrò a vedere i tabelloni, comunque fra 2 giorni gara di Champions, allenamenti da fare, per cui momento davvero chiave della stagione. E infatti ragazzi, Barcellona pareggia con il Malaga, per cui noi andiamo a più 4 dal Malaga, ben a più 7 dal Valencia, ma soprattutto ci avviciniamo, siamo adesso a meno 8 dal Barcellona, non più a meno 10, il divario è ancora molto grande, però incominciamo davvero a stabilizzarci al secondo posto, che è secondo me una posizione davvero ottima, anche perché poco si poteva fare contro il Barcellona che ha
sbagliato solo una volta in stagione, ha perso solo una volta, poi questo pareggio, ma insomma pochissimi errori. I giocatori mi sembrano abbastanza carichi, solo ho preferito mettere Leiva al posto di Castillejo che era sennò veramente a pezzi. In difesa sempre utilizziamo Lemos come terzino destro e Alvaro come centrale, ha funzionato con il Valencia e purtroppo Mario Gaspar starà fuori ancora 2 settimane, per cui siamo costretti a fare questo cambio. Forse già questo è un primo spunto per il mercato invernale, sicuramente dobbiamo prendere un terzino destro perché se senza Mario Gaspar dobbiamo utilizzare un centrale come terzino, vuol dire che non abbiamo nessun sostituto o che i sostituti che abbiamo, diciamo che non sono affidabili, per cui bisognerà intervenire. Comunque, come vedete, Bakambu in questo momento è il miglior marcatore della Champions, che è davvero una cosa difficile da raggiungere, per cui sono molto orgoglioso di lui. Però quest'oggi bisogna affrontare Bayer Leverkusen che in casa loro ci hanno davvero presi a schiaffi, ma una vittoria ci fa passare come primi e soprattutto ci fa vendicare di quella sconfitta davvero pesante, forse il peggior tonfo che abbiamo fatto quest'anno nella nostra carriera, e quindi una rivincita contro il Leverkusen ci vuole. Per cui ci prepariamo, ragazzi, ed entriamo nella mentalità giusta perché sarà davvero una gara fondamentale e molto difficile. Eccoci in campo, Champions League, Villarreal contro Bayer Leverkusen, ancora un po' di nevischio sul campo, ma abbiamo visto che con nevischio siamo riusciti comunque a giocare con il Valencia, per cui non è una scusa, ragazzi, bisognerà davvero tirare fuori gli artigli e giocare da squadra matura, da squadra europea. Comunque essere secondi nonostante 2 pareggi e una sconfitta non capita spesso, perché altre volte la fortuna non gioca a nostro favore, per cui ci è andata tra virgolette già bene e con una vittoria possiamo addirittura passare da primi, per cui dovremmo davvero ringraziare questo girone che non si è sbilanciato fin da subito, ma che ha visto 4 squadre equilibrate. Adesso è il nostro compito spuntarla sull'Everkusen. Soriano, il destro di Soriano. Bravo Soriano, mi servi in questa partita. Subito calcio d'angolo per noi. Sansone, palla dentro. Rimane lì, la spazza il giocatore dell'Everkusen. Ancora noi con Victor Ruiz, non perderla. Poi Renato. Attenzione ragazzi, questo è uno forte. Questo è uno forte. Il tiro! Incrocio e poi Bellarabi spreca tutto con questa rovesciata. Campbell, davvero giocatore pericolosissimo, ma devo dire ce ne sono tanti giocatori pericolosi in questa squadra. E si è visto questo tiro, ha beccato l'incrocio. Insomma, non bisogna concedergli tanti tiri perché raramente sbagliano. Bakambu, bravissimo da terra. Attenzione a Renatino, mamma mia, neanche Renatino riesce a fare qualcosa qua. Soriano per Sansone. Sansone, è una finta, è la finta. Sansone! Arriva la parata del portiere. Poi Leiva prova a ributtarla dentro. E calcio d'angolo. Mamma mia, ragazzi, riusciamo comunque qualche volta a far qualcosa, ma sono sempre loro fisicamente che ci sovrastano. Vai, Renato, io tirerei anche con lui. Arriva la parata. Ah, e poi Soriano era troppo in là. Occhio, palla dentro. Bellarabi. Alvaro purtroppo non ha sicuramente nello stop la sua caratteristica migliore. E quindi calcio d'angolo, mamma mia, sul primo c'è Jedvaj, ancora dietro, non possiamo fare nessun tipo di intervento, ma Soriano la butta via, bravo Soriano, possiamo ripartire qua con Sansone, poi dentro per Bakambu, più veloce Wendel, ma Bakambu ce la fa, Bakambu, allora tira lui, era proprio all'incrocio dei pali del primo palo proprio, ma arriva la parata del portiere, cross dentro. Se arrivano loro è finita, è finita, è finita. Forse c'è ancora un po' di tempo. Io vorrei ovviamente vincerla, ma è dura. Occhio. Mamma mia, Wendel, 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 il tiro a segno! Miracolo, miracolo. Devo ringraziare il mio portiere in questa gara, perché davvero ha fatto tante parate importanti. Cross, la palla rimane lì, ragazzi. Che fatica. Che fatica, che fatica. Il tiro del Cicciarito, palla fuori 0-0. Partita davvero difficile. È stata una guerra su questo nevischio. Hanno giocato sicuramente un po' meglio loro. Ma come vedete, le statistiche indicano un pareggio veramente totale. Perciò, purtroppo, passiamo come secondi. La Samp batte 2-1 il Chelsea, intanto, e vai.
Il Lione pareggia 0-0 con l'Anderlecht, per cui tutto invariato. Passiamo come secondi del girone, questa è l'unica nota negativa. Però, per come si era messa all'inizio, abbiamo fatto le ultime tre gare veramente bene. Posso solo che ringraziare il mio portiere per questa partita, ma le altre gare ce le siamo veramente meritate. Per cui inutile autoflagellarsi troppo. Va bene così, siamo passati. Era la cosa più importante. Adesso prossima gara con il Malaga, che è un'altra squadra che è proprio lì nelle prime posizioni, se non sbaglio, proprio dietro di noi, infatti. Pronti ragazzi, c'è veramente poco tempo tra una partita e l'altra, siamo già carichi per questa gara con il Malaga in casa, sempre nevischio purtroppo, è l'episodio del nevischio questo. Questa è la formazione, ho cambiato solo Dos Santos al posto di Renato giusto per fare un po' di cambi, ma vedete che ne faccio davvero pochi e questa più che altro la formazione titolare e non si smuove troppo. Il Malaga è terzo, per cui se battiamo anche loro dopo il Valencia veramente facciamo un grande passo in avanti e ci chiudiamo praticamente la porta alle spalle. Bakambu, palla dentro, Castillejo, attenzione, la palla rimane lì, ehi, calcio di rigore. Subito il decimo calcio di rigore per noi. Ovviamente impossibilitato a tirare Soriano, viene abbattuto dal difensore Rosales. Adesso rivediamo. Si può vedere qua benissimo. E quindi rigore, Bakambu. Bakambu, rigore, rete! 1-0. 1-0 e andiamo così. Dai, dai, Bakambu, dai, Cedric. Trascinaci verso questa vittoria. Attenzione, Rosales. Mamma mia, ragazzi, un incrocio dei pali pazzesco hanno preso. Un incrocio pazzesco, la palla rimane lì. Sta succedendo di tutto. Ragazzi, stava per arrivare un rigore. Sansone. Poi la palla dentro. Soriano, stop il tiro. Non ha proprio lo spazio per stoppare e tirare. E quindi viene murato dal difensore del Malaga. Incredibile, calcio di rigore. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia ragazzi, chi di rigore ferisce poi lo deve anche pagare. Qua vedete che non ho fatto assolutamente niente, ha fatto lui la spaccata. E quindi vabbè, Checo. Checo. Ehi, sbagliato! Sbagliato, qua dobbiamo veramente ringraziare Checo perché non so dopo questo rigore come sarebbe potuta cambiare la partita, che era invece fino ad adesso in una sorta di scacco sull'1-0. Per fortuna sbaglia il rigore il giocatore del Malaga. Palla dentro. Dos Santos. Dos Santos. Parata di Ochoa. No, ragazzi, la palla rimane lì. Soriano. Castillejo. Castillejo. Niente. Sansone. Palla dentro. Pato. Pato. Miracolo di Ochoa. Qua miracolo, ragazzi. Veramente di Ochoa. Calcio d'angolo. Castillejo. Palla dentro. Ancora Ochoa. Porca di una puttana. Pato. Renato. Dentro. Trigueros. Sì! 2-0. Te lo meriti, Trigueros. Veramente un gran giocatore questo. Va a esultare con i suoi compagni, il capitano, visto che gli abbiamo consegnato la fascia. Tutti vanno a esultare con lui perché è un gol che sancisce la vittoria anche con il Malaga. Qua davvero, davvero bravissimi Pato e Renato. E poi stavolta Ochoa veramente non poteva fare nulla. Per cui 2-0. Fischio finale 2-0. La difesa continua a reggere molto molto bene. Stiamo diventando veramente bravi in difesa. Raramente ho visto 10 tiri, 10 in porta. Fa davvero ridere come statistica. Però siamo stati molto precisi e alla fine Ochoa è stato davvero bravo. Solo due volte il pallone è riuscito a entrare. Continua a fare molto bene la difesa, come si può anche vedere dalle valutazioni. Hanno giocato tutti molto bene. Migliore in campo Renato, forse perché davvero da quando è entrato ha fatto un macello ed è riuscito poi a fare anche l'assist per il gol di Trigueros. Anche lui centrocampista davvero chiave nel nostro Villarreal. Adesso vediamo qual è la prossima gara. Ne manca una, se non sbaglio, per il mese di dicembre. Comunque, beh, la notizia è che torna il Real. La notizia però principale è che siamo a più 7 dal Malaga e a meno 8 dal Barcellona, per cui relativamente in una sorta di limbo del secondo posto che sicuramente ci fa comodo. Ok ragazzi, purtroppo notizia negativa, sei contratti stanno per scadere, sono a 7 mesi dalla scadenza, per cui meno di un anno,
e ho provato a rinnovare il contratto a tutti accettando le richieste di tutti, ma come immaginavamo qualcuno deve adesso tirare un po' la corda. Mario Gaspar crede che sia arrivato il momento di cambiare e per questo vuole trovarsi una nuova squadra. Chiaramente mi hanno chiesto di rinnovare i contratti proprio ora che si sta per aprire il mercato, in modo tale da mettermi proprio nei casini. Spero che gli altri accettino, perché erano circa 6 o 7 giocatori che appunto dovevano ancora rinnovare, per cui spero che sia solo il caso di Mario Gaspar, quello difficile. Ed eccola qua allora la nostra Champions League: City, Bayern Monaco, Benfica, Mönchengladbach, poi Real Sporting, Paris Saint-Germain, Barcellona, Arsenal, Borussia, Manchester United, Villarreal, per cui sarà lo United il nostro prossimo avversario agli ottavi. Poi Juve, Galatasaray e la Samp incontrerà il Leverkusen. Sarà una gara tosta, ve lo dico già in anticipo. Spero di poter incontrare la Samp in Champions, ma secondo me sarà molto tosta per loro. Tosta lo è un po' per tutti. Forse il sorteggio più facile l'ha avuto il Benfica, che ha incontrato il Mönchengladbach. La Juve ha incontrato il Galatasaray, ma insomma ci sono già grandi testa a testa. City, Bayern Monaco, insomma le solite. Anche Arsenal, Borussia Dortmund è una bella sfida. Comunque gli ottavi li giocheremo poi a febbraio. Ci sono ancora 2 mesi da giocare. Adesso togliamo la nostra testa dai pensieri Champions e andiamo ad affrontare il Celta Vigo, perché se riusciamo a vincere anche questa, veramente chiudiamo un episodio perfetto, quasi perfetto. Per cui direi che siamo pronti. Speriamo che Mario Gaspar trasformi quel cerottino in tanta corsa e tanta dedizione e che non faccia più casini né dentro né fuori dal campo. Andiamo a vedere gli highlights di questa partita. È già qualcosa, dai, battiamo la corta. Proviamo con Renato! Tutta la forza in quell'occasione di calcio, Ci Luca. sarà un giallo, no, nessun giallo, ma punizione pericolosissima. Ovviamente non si può mai mettere la barriera nella posizione che si vorrebbe. Punizione sul Per colpo. fortuna tirare è più onesisto, che ha tante qualità, ma non quella dei piedi fatati. E la palla esce. Gran palla questa. No, Magacciale. mamma mia, Palla che palo, finisce che sul palo e episodio. rimbalza. Attenzione, Che pericolo. episodio, Fortunello. Che episodio, Fortunello. Ancora però loro, dai ragazzi, svegliamoci. Sveglia, sveglia, Benfica sveglia, in gol sveglia. dopo 1-0, meglio così, Mönchengladbach. meglio così. Almeno ci svegliamo un Vediamo se attimo, c'è. che non è che possiamo ogni volta Provando pensare che sia il ancora ad palo a attaccare salvarci. quell'occasione dell'arbitro. Giallo minimo, minimo giallo, minimo giallo. Rosso! Esagerato secondo Incredibile. me, ma rosso per Incredibile. Borja Incredibile. Fernandes. Molto credibile Attenzione, si anche. riapre la partita, Incredibile. dai. Immagino che Dai sia ragazzi, è grande arrivato sorpresa un del pubblico gol che che sicuramente ha appesantisce deciso le di cose, ma forse intervenire. con questo rosso Parecchia un un'intervento pochino più di scivolata chance a che non centrocampo avrebbe dovremmo dovuto incontrarle. farlo. Lo È hanno detto effettivamente un troppo fallo evidente, che non non sta sono né in cielo sicuro né in che quello terra, del per cui giusto fallo così, giusto così. Castillejo, poi palla dentro, sia dai, ancora una volta una Trigueros! grandissima parata Para il questa. portiere, ultima occasione prima Palla della che fine del primo finisce. tempo. Proviamo a sbloccarla da calcio Mezza per lui. d'angolo! Victor Ruiz! Questi sono Calciato gol che molto valgono forte, oro. Grazie, grazie mille. Veramente un duo di difesa notevole. siamo di nuovo Adesso in anche vantaggio Victor grazie Ruiz al gol del inizia a 2-1. fare gol dopo Lemos. Finisce il Questi primo due tempo segni. 1-1. E adesso si può giocare sicuramente un secondo tempo diverso. Castillejo. Occhio al suo movimento. Castillejo ne scarta due. Castillejo ne manca uno. Lì c'è costretto a No. recuperare il pallone. Viene fermato all'ultimo. Aveva fatto tutto benissimo. Dai ragazzi che sono anche in uno in meno, dai, dai Soriano, Perde ma palla. pazzesco questo qua gli abbia rubato la palla, incredibile. Soriano, Fuori dentro, l'inversione. Castillejo, Recupero ottimo da dai, parte dai, del dai che ce la stai, difensore. per fare, dai. Si ripartirà con Sansone, palla Ibrahimovic. dentro, Soriano rete, rete, Ibrahimovic. rete, 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 2-1, 2-1 l'abbiamo sistemata questa partita con Il gol due che è calci d'angolo. all'aria e puntualmente è arrivato Incredibile, giusto obiettivo dopo il sbloccato, 2-1. corner letali. Colpo di testa Segna grandissimo di Soriano anche di Sansone. Grande testa. fisico. È oro questo Che giocatore, è difesa oro. adesso. Fischio finale, Incredibile. 1-2. Ma quello che ci interessava era riuscire a fare una rimonta e a portare a casa altri 3 punti. Abbiamo fatto davvero bene in questo episodio. Sono molto contento di questa squadra che continua a crescere. Manca ancora un po' di spettacolo, però siamo sempre molto cinici in difesa, siamo molto solidi. Per cui sicuramente è una situazione diversa rispetto a come avevamo impostato la carriera all'inizio. Però
Comunque, Miguelon rifiuta il contratto, tutti gli altri per fortuna accettano il contratto, per cui il problema è solo Miguelon e Mario Gaspar. Purtroppo Mario Gaspar è un problema, Miguelon un po' meno. Comunque ragazzi, abbiamo già visto 4 partite, per il momento è tutto, lasciate un bel like al video e non perdetevi il prossimo episodio perché ci sarà anche il mercato invernale, per cui voglio i vostri consigli come sempre. Ci vediamo tra qualche giorno, bella ragazzi.